decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 116, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione sulla contraffazione nel settore tessile. Il caso del distretto produttivo di Prato, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. Doc. 22 bis numero 2. Ricordo che nella seduta del 7 marzo si è conclusa la discussione ed è stata presentata la risoluzione Cenni, Catania, Gallinella, Russo ed altri, numero 6213, sulla quale il rappresentante del governo, intervenendo in sede di replica, ha espresso parere favorevole. Avverto che tale risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Garofalo, Franco Bordo e Pastorelli. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Pastorelli. Prego, onorevole. Ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Quello di Prato è un polo di eccellenza nel campo del tessile. Il suo territorio ospita aziende di assoluto pregio che sempre più spesso devono far fronte a fenomeni di Scusi, illecità. onorevole Pastorelli, l'onorevole Ruocco chiedeva sull'ordine dei lavori. Io non l'ho vista. La interrompo un attimo, poi ricomincia tranquillamente. Prego, onorevole Ruocco, su cosa? Grazie, un intervento sull'ordine dei lavori perché noi chiediamo con estrema urgenza che il Premier Renzi venga a riferire in aula sulla situazione finanziaria del Comune di Roma. In Sì, però particolare guardi, Roma ha due l'ordine dei lavori gestori. è un altro genere di intervento, mi scusi, Sì, questo lo deve fare a fine però seduta. volevo intervenire Va in bene, questo lo fa a fine contesto perché seduta perché abbiamo tra l'altro un'estrema la seduta urgenza di. finirà abbastanza presto perché abbiamo solo questo atto. Prego, onorevole Pastorelli, mi scusi, riprenda il suo intervento tranquillamente dall'inizio. Grazie signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Quello di Prato è un polo di eccellenza nel campo del tessile. Il suo territorio ospita aziende di assoluto pregio che sempre più spesso devono far fronte a fenomeni di illecita importazione di tessuti dal sud-est asiatico. La Commissione Anticontraffazione